no, assolutamente. Il fatto che abbiamo avuto queste settimane di stop ha consentito a noi di recuperare le ragazze con qualche acciacco. C'è stato l'infortunio a Vivi che ci ha un po' ammazzato nel morale in quel momento, ma sicuramente ci dà una spinta in più per concludere alla grande questo campionato, perché vogliamo regalare a lei e a tutti noi ovviamente un sorriso importante. Bene, allora, affrontare il Milan è una cosa molto complicata perché la classifica parla da sola, ha perso soltanto, fra virgolette, con la Juventus e è l'anti-Juve per eccellenza, lo è stato per tutto il campionato, quindi pensare di affrontare il Milan e non avere problemi è un'utopia. Noi a questi problemi cercheremo di rispondere con le nostre armi, che sono anche quelle a questo punto dell'entusiasmo e di una nuova consapevolezza nella propria forza, nei propri mezzi. E andremo a Milano a giocarci la partita a viso aperto, non possiamo fare altro, noi non possiamo fermarci. Avevamo un distacco così importante che adesso possiamo soltanto andare a Milano pensando di fare il risultato, non abbiamo altre possibilità. Allora, per quella che è la mia esperienza, nel calcio femminile i calcoli non si fanno. Qualsiasi partita è una partita a sé, tutti vogliono vincere, sempre, e non ci sono squadre che permettono alle altre di ottenere qualcosa in più sul campo se non se lo meritano. Tutti giocano per fare risultato, quindi il San Marino è vero che ha un calendario migliore del nostro da qui alla fine, però è anche vero che incontrerà squadre che vorranno vincere le proprie partite e quindi troverà esattamente le difficoltà che troveremo noi. Ce le ha già, consapevolezza e fiducia.